Buonasera, un caffè con due imprenditrici. Oggi è festa della donna, 8 marzo, quindi abbiamo invitato due imprenditrici che operano sul nostro territorio qui a Mesagna, che hanno accettato, e le ringrazio per questo, il nostro invito. Alla mia destra vedi il capo 10, che diciamo è la presidente regionale del CNA Impresa Donne, ed è diciamo cura l'aspetto amministrativo dell'azienda di famiglia Capo 10 SRL di via Murri, alla zona industriale qui a Mesagna. Alla mia sinistra invece è Maria Vinta Farella, che gestisce un centro di benessere orientale in via San Pancrazio. Grazie e benvenuti. Grazie a te per l'invito. Ora, questa mattina, proprio 8 marzo, alle prime ore della giornata, come il nostro solito, abbiamo scritto sul nostro giornale online una frase semplicissima. Abbiamo scritto: l'8 marzo non cercare di essere una donna grande, già il fatto di essere donna ti rende grande. Per parlare della festa della donna, quindi, dobbiamo comunque andare alla giornata internazionale della donna, che non è una banale festa, diciamo, così come da anni si vuol far passare un giorno per commemorare le lotte fatte, le vittime avute, per ricordare che la donna va rispettata. Un pensiero quindi non va alle 129 donne che nel 1911 morirono asservite. Sì. Mary, prego. Prego. Sono pronta. Sei pronta? Allora, questa festa per voi donne, per una donna impegnata come te, come Maria Vita, che cosa significa? Beh, innanzitutto non è una festa, ma è un ricordo, come hai detto tu, una giornata mondiale della donna. Ne ricordo di tante donne che sono morte per Roma nel 1911. Io personalmente non la vivo come una festa, perché secondo me noi donne ogni giorno ci adoperiamo per fare il meglio ed esprimere il meglio di noi stesse. Però la vivo anche con un impegno profuso per quelle donne vittime, insomma, in quel ruolo, nel senso cerchiamo di fare e di creare tutte quelle condizioni che aiutino la donna poi a mettersi, insomma, in gioco sul territorio, anche dal punto di vista della sicurezza, perché se noi pensiamo lì, praticamente nel 1911 quello che è successo è stato un problema di sicurezza e un problema anche da parte del datore di lavoro di poter prendere i soldi dall'assicurazione, lasciandoli chiuse sotto chiave praticamente queste donne. Problemi che ancora esistono. Che ancora esistono. Naturalmente in termini diversi, però non possiamo dire che non esistono più. Certo che sì. Certo. Senti Mary, che significa impresa donna? Che cos'è questa impresa donna? Se una donna di Mesagna volesse iscriversi, volesse partecipare, rendersi utile nel CNA Impresa Donna, che cosa dovrebbe fare e qual è l'obiettivo? Beh, CNA Impresa Donna nasce innanzitutto 25 anni fa, è arrivata qui in Puglia solo 4 anni fa con la mia elezione a livello regionale, quindi diciamo che è un primato per la Puglia e di questa ne siamo tutti orgogliosi anche dal punto di vista provinciale. L'iscrizione è facilissima, nel senso che ci si iscrive alla CNA normale con una semplice adesione, dove all'interno di questa CNA ci sono dei raggruppamenti di interesse dell'Unione. La CNA è formata da tante branche, diciamo, all'interno dell'Unione e dei raggruppamenti di interesse troviamo anche la CNA in questa donna. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello di sostenere le donne nel mondo lavorativo per categoria, perché la CNA totalmente va a rivestire e a coprire e sostenere l'imprenditore, sia uomo che donna. L'impresa donna invece è quella che va a tutelare principalmente l'imprenditrice donna, che come sappiamo in alcuni aspetti ancora oggi come ruolo è sottovalutata. Senti Maria Vita, il tuo centro benessere orientale, perché orientale poi? E poi quale difficoltà hai trovato inizialmente ad avviare queste tue attività? Perché proprio perché donna? Allora, io l'ho chiamato centro estetico orientale già alla prima edizione, alla prima apertura circa 25 anni fa, e poi da 10 anni ora ho riaperto in via San Pancrazio questa volta, perché ero affascinata da tutte le discipline olistiche ed orientali, per cui
le arti orientali che aiutano a mantenersi belli e maggiormente in un ottimo benessere sono molte. Lo shiatsu è quello che conosciamo, diciamo, di più, però esistono tanti altri. Quindi io sono anche una naturopata, non sono solamente un estetista, quindi nel mio iter formativo, all'interno dell'iter formativo c'erano diverse discipline. Qual è stato il tuo iter? È stato facile inserirsi? Non è stato facile perché non c'erano le risorse economiche a cui far fronte principalmente, ma anche perché io quando ho aperto avevo già 4 figli. Cioè prima 3 quindi dovrei dividerti. Sì, per cui voglio dire, so bene, ecco, cosa significa i sacrifici che si fanno e quanto è difficile potersi dividere tra la famiglia e il lavoro, specialmente perché è un lavoro full time. Durante il lavoro nel mio centro, diciamo che è caratterizzato anche dalla condivisione con le clienti, con le donne che si affidano. Ecco, tante volte le donne lì da una parrucchiera o un centro estetico riescono a dire cose che fuori non direbbero. Beh, si parla proprio di queste difficoltà, così come io poco fa parlavo delle mie nell'approcciarmi al mondo del lavoro, nell'emergere nel mondo del lavoro. Insomma, è bello che mentre si è deciso di curarsi all'interno del centro estetico, si condividono e si cercano di affrontare spesso anche dinamiche e problematiche abbastanza impegnative della vita. Quindi la confidenza nasce spontanea. Io aneddoti non ne ho da raccontare. No, bisogna entrare nel privato, evidentemente. Perché voglio dire, insomma, la discrezione è la prima certamente, cosa. Certamente. Io volevo sottolineare la dignità della donna a tutte le età, in tutti i cicli, in tutti i momenti della sua vita, che hanno a che fare proprio con il curarsi, con il prendersi cura di se stessi. Quindi, diciamo, il mio lavoro ha questa funzione. Naturalmente il tuo centro è aperto a uomini e donne, no? Sì, è aperto a uomini e donne, e siccome io credo che in tutte le attività, in alcune in particolare come la mia, la selezione naturale avviene in modo spontaneo, gli uomini che approcciano al mio istituto sono uomini che sono, diciamo, un passo su, nel senso che sono un po' più avanzata. Io parlo di un discorso proprio a livello culturale, che hanno superato molti di quei pregiudizi, come dire, insomma, vedono la donna in un certo modo e quindi non è un caso che sono più evoluti, ecco, posso usare questa parola. Per cui riguardo al mio lavoro c'è questa responsabilità da parte mia di aiutare la donna ad essere quindi più dignitosamente a posto tutti i giorni e prevenire molte dei disturbi e anche non solo degli inestetismi ma anche dei disturbi che ma oggi le donne rispetto a ieri si curano molto di più, si curano, ripeto, a tutte le età. Quindi non più solo la ragazzina o la donna impegnata ma anche la casalinga. Ed è giusto che sia così, no? Sì, e specialmente nella terza età. Io lavoro molto anche con le signore di una certa età che vogliono avere una vita attiva e vogliono conservare la loro autentica bellezza, la loro autenticità, la loro unicità, perché voglio dire, la bellezza è unicità e va a braccetto con la prevenzione, con il benessere e anche con la prevenzione di cui parlavo prima. Ma a questo proposito, adesso ha preso visione proprio della sua personalità. Assolutamente sì. A questo proposito il mio impegno è anche di ricerca, assolutamente. Beh, bisogna poi sempre aggiornarsi. Una ricerca empirica, quindi
in istituto, in cabina e anche quando si è qualcosa di particolare, di affascinante. Naturalmente per te è un po' diverso. No? Abbastanza. È un po' diverso, ma come riesci a portare avanti poi il discorso di CNA, di impegno nel gruppo Pari Opportunità, in impegno in politica, impegno con la famiglia e con i figli? Quante ore dura la tua giornata? tantissime, nel senso che io mi alzo molto presto la mattina e cerco di organizzarmi, non sempre mi riesce bene, nel senso che se so che devo affrontare delle giornate, dico quando devo andare in commissione, mi organizzo già con la famiglia, perché altrimenti si troverebbe anche un pochino così sottovalutata. Non è facile per una donna avere tanti impegni. CNA Impresa Donna mi porta un po' di tempo, soprattutto quando mi sposto per meeting, infatti stiamo fuori 3-4 giorni. Lavoriamo poi a distanza attraverso fortunatamente le mail, le webcam, facciamo comunque le riunioni in maniera tale che in videoconferenza, in maniera tale da non fare sempre per fare su e giù. Per quanto riguarda l'impegno, poi invece è più importante è quello là lavorativo, nel senso che è quello che ti prende totalmente, perché devi portare anche avanti un'attività che oggigiorno non è tanto facile, perché si sa che tra l'altro il mio settore è molto diverso dal suo, certo. Prettamente maschile. E quindi imprese edile, movimento terra, genere, voglio dire, e oggi si sa che devi iniziare. Ma quando vedono te come interlocutrice, il camionista oppure il muratore, quello che deve prendere la terra, tutti questi materiali lì, che dice? Allora, ci sono che stai a fare con qua? Ci sono due tipi di uomini, perché da noi vengono solo a conferire uomini. Purtroppo donne camioniste, camionisti donne non ne abbiamo. Non ne abbiamo qua giù. Per cui c'è quell'uomo che culturalmente, diciamo, di ceto basso, non vorrei offenderlo, perché comincia a dire, ma posso parlare con il titolare? può dire a me, io tranquillamente. Faccio parte dei titolari, quindi posso non sono una panchinara. Poi c'è l'altro invece che ha un pochino di cioè così, si mette un pochino in disparte come se avesse paura, no? Soprattutto quando si parla di banche e di pagamenti, sì. Quindi sono un pochino così, si mettono così in attesa, però voglio dire, oggigiorno le cose stanno cambiando, all'inizio è stata dura perché trovarsi una donna di fronte non è facile, no? Dice questa c'è sta facile, quella non perché è un dialetto. Però poi man mano, andando nel tempo, io penso che l'uomo stia riconoscendo veramente le capacità intellettive della donna. E questo grazie soprattutto alle donne che danno e fanno vedere quello che sono capaci di fare. Perché, come sappiamo, la donna oggi cresce, man mano che cresce dà evidenza delle proprie capacità. Questo noi lo valutiamo all'interno della presidenza nazionale, il CNA, dove ci confrontiamo. Nel senso che abbiamo visto le differenze da 4 anni fa, da quando io sono entrata, adesso abbiamo notato veramente dei cambiamenti. Abbiamo una presenza di donne in presidenza pari al 20%, che non è poco, mentre prima la donna non era proprio riconosciuta come ruolo. Quindi significa che stiamo lavorando e stiamo lavorando bene. Bene, tu tante ore lì in azienda, tante ore poi nel tuo impegno sociale, nel CNA, tu tante ore presso il centro estetico, ai vostri mariti, i vostri figli. Proprio questo volevo dire, se non fosse per loro, insomma, voglio dire, fanno la loro parte, sia nel sostenerci, nel non pretendere più di quello che sono, insomma, le nostre possibilità, quello che i tempi che vi restano. Sì, comunque voglio dire, sì, il fatto di sentirsi apprezzate, io credo che questo è fondamentale. Anche per Mary è fondamentale. Quindi sì, questa cosa. Ah, bene, complimenti allora alla sua famiglia. Abbiamo scelto bene, mi sa che abbiamo scelto bene. Quindi anche tuo marito, i tuoi figli, nonno. Vabbè, mio marito lavora nella stessa azienda. L'azienda familiare. Quindi voglio dire, come tempi ci siamo, nel senso che. Li vedete comunque tutti i giorni. Sì, ci vediamo tutti i giorni. Ogni momento, forse troppo, no? Condividiamo un po' di cose. Mio figlio ultimamente mi dice, mamma, ma ci sei? Nel senso che io comunque lo bombardo sempre telefonicamente.
Il fatto che non sia presente fisicamente, questo non vuol dire nulla, perché cerco di tenere la situazione sotto controllo, però è vero che abbiamo bisogno di loro per andare avanti, altrimenti non ce la faremo da sole. Si ha bisogno di un appoggio della famiglia. Diciamo che sotto alcuni aspetti avrebbe anche meno senso. Sì, perché arrivare a degli obiettivi di successo per perdere poi quello che si è costruito nell'aspetto, insomma, familiare, affettivo, personale, non avrebbe molto senso. Se tu fai anche politica, vita sociale, eccetera, lo spazio per le donne... Dove? All'interno della politica? Beh, penso proprio di sì. Beh, adesso io penso che anche in politica si stia lavorando bene. Nel contesto, diciamo, territoriale c'è un gruppo di donne che si stanno muovendo e stanno costruendo qualcosa di nuovo, però non voglio dire altro. No, ecco, ma stiamo in una fase politica un po' calda, per cui è meglio non dire, non approfittarne. Senti, oggi gli assessori della giunta Molfetta, che sono tre o quattro, c'è sta Palma di Prato, c'è l'assessore Catanzaro, sì, e c'è, sono tre, e l'assessore quella all'ambiente Tecla Pisano, hanno portato delle mimose alle impiegate comunali. Un nostro lettore, in maniera, diciamo, quasi di sfida, lo ha fatto per far notare poi i problemi che le donne hanno, anche donne, diciamo, non di estrazione italiana, ha detto che avrebbero potuto portarle a quelle ragazze che stanno sulla complanare, alle nigeriane che stanno sulla complanare. Può essere interpretato in mille modi questo messaggio, no? Però c'è da dire che purtroppo anche loro donne purtroppo devono subire le angherie della malavita, devono subire le angherie della fame, della miseria, dopo aver fatto i cosiddetti viaggi della speranza. Anche loro sono donne, e io oggi 8 marzo un pensiero a queste povere disgraziate, queste povere creature lo vorrei rivolgere. Che mi dite voi a tale proposito? Io a tale proposito dico che questa condizione femminile, che non è solo la nostra, della nostra comunità, perché dovremmo sforzarci tutti i giorni, ognuno di noi, sia uomini che donne, di vedere la comunità non solo come il proprio paese, ma il proprio mondo. Quindi voglio dire, gli africani, le siriane, le africane, cioè sono come le bagnesi, le italiane, è la stessa cosa. Non vedere più, non vederci più nel nostro piccolo, nella nostra piccola nicchia, ma cercare di, insomma, pensare in grande. E sì, io credo che, io ci penso spesso anche nell'ambiente di lavoro a queste cose. Sì. Può sembrare assurdo, ma in che senso? Io credo che proprio la condivisione sia molto importante, il sostenersi a vicenda, il creare una rete sociale. Ma se non parte da noi, già dalla piccola, dalla base, ma specialmente dalla nostra comunità, come possiamo pensare poi di estenderlo in grande alla comunità del mondo intero, tra virgolette, no? Per essere più, per dirlo in poche parole. Quindi sì, io credo che, guarda, volevo dire anche questa cosa, io ho una madre eccezionale. Mia madre ha una memoria storica incredibile e lei mi racconta sempre delle cose dei vecchi tempi. Da questi racconti si evince come una volta, e dovremmo guardare alla nostra tradizione anche guardare le radici per guardare meglio il futuro. Che ci siamo lasciati alle spalle e che potremmo invece recuperare, c'era questa rete, una rete che ora manca. La famiglia allargata, la famiglia intorno, i vicini, questa sapere su chi contare in qualsiasi momento, per qualsiasi problematica si abbia, sia personale che della famiglia, di qualsiasi tipo. Ora è cambiato molto, ma è cambiato anche in negativo. È cambiata la società oggi, no? Io credo che questa cosa, se è possibile, partendo da ognuno di noi, dovremmo cercare di recuperarla, perché ha senso che se me, Maria Vita o chiunque sia ha una qualsiasi problematica, abbia su a chi chiede un appoggio, perché succede a tutti di aver bisogno, cioè. Certo, prima, quindi, prima le nostre famiglie
i nostri antenati avevano 7-8 figli che restavano sul posto, quindi che sono i giorni più importanti, si stava tutti insieme, le cosiddette famiglie patriarcali, no? E forse le capoliece è una di queste, no? Oggi invece i figli purtroppo sono sempre di meno un problema della scarsa natività, per cui il governo Gentiloni sta cercando di incentivare. E poi questi pochi figli che si vanno si disperdono, non stanno più qui con noi, per cui quella famiglia patriarcale di ieri non c'è più. Così come non c'è più oggi la comare vicino casa che ti dà il lievito per rifare il pane, che ti dà il prezzemolo e così via, no? Sì, è vero. Questo io penso che sia dovuto un po' a tutto il contesto sociale, nel senso che anche il solito tran tran quotidiano che abbiamo, perché abbiamo sempre la corsa continua. Continuiamo una corsa continuata dalla mattina alla sera, certe volte non ci si vede per giorni e giorni. Non so se fortunatamente o meno utilizziamo più il telefono per salutarci, anche all'interno della famiglia. Perché magari non ci si vede, però la mattina WhatsApp di gruppo familiare. E forse la salvezza, diciamo salvezza, è di oggi, perché quando non si riesce a vedersi, insomma, si riesce ad andare avanti così. Io invece, per quanto riguarda le nigeriane, vorrei dire una cosa. Sì. Io ho letto un po' di mesi fa che comunque c'era stata un'azione da parte della questura e avevano ripreso, insomma. Ma dopo 10 giorni si torna a buttare a bisogna andare alle radici, ecco, no? Io invece mi auguravo, in quel contesto, mi sarei comunque augurata che queste donne fossero a loro volta portate nella loro patria, ma tenendo presente che dovevano comunque riprendere una vita sociale. Bisogna intervenire alla radice, come abbiamo detto prima, nei loro paesi. Infatti, così come io l'altro giorno le ho riviste, perché comunque transitando sempre quando fanno i Brindisi, e mi è un pochino dispiaciuta rivederle lì. Ha detto bene, non so chi voleva portare le mimose, un segno che queste donne, voglio dire, che loro, a loro volta loro soffrono, nel senso che lì non sono loro, cioè lì sono messe oggetto. Lì, sono l'oggetto di qualcuno, per cui secondo me chi ha detto di portarvi una mimosa oggi non ha sbagliato, perché sicuramente sarebbe stato un bel gesto. Sì. Siamo verso il titolo di coda, la donna a Mesagna, una domanda uguale per entrambi, la donna a Mesagna, l'imprenditrice, ma al di là dell'imprenditrice, le casalinghe, le impiegate, com'è? Qual è il ruolo in questo momento della donna mesagnese? Beh, sicuramente è un ruolo in crescita, però contemporaneamente anche in stasi per via della crisi. Io parlo sempre del mio settore. La donna comunque cerca sempre di arrancare, di andare avanti nonostante tutto, a Mesagna, e penso anche all'interno, voglio dire, dell'intera nazione. Sì. Diversamente non potrebbe fare, perché altrimenti non si chiamerebbe donna. Io sono d'accordo con Mary, anche io vedo questa situazione. Io credo che all'interno della nostra comunità di Mesagne la donna, il femminile è in fermento, cioè un bel fermento. È un fatto positivo. Però allo stesso tempo bisogna svecchiarsi un po'. L'arco alle giovani. Non solo questo, nel senso che di fare un profondo lavoro di decondizionamento e di capire veramente quello che vogliamo e di farlo, cioè non possiamo aspettare che il cambiamento venga da fuori, che siano gli altri a portare delle novità, dobbiamo essere noi, ognuno di noi dovrebbe rimboccarsi le maniche tutti i giorni, questo è quello che io penso. Grazie a Mary, grazie a Maria Rita. E quindi concludendo, basta le violenze soprusi, tanto è stato conquistato dal mondo femminile, ma ancora c'è tanto da fare. E a proposito di giovani, io vorrei invitare quella signorinella, il nome? Federica Ignone, che frequenta qui il corso di canto, a portarci quegli omaggi. Ecco, l'arco è giovane, comincia a fare qualche cosa, Federica. Sono tre, se non vado errato, Sono tre. Ecco, noi vogliamo fare omaggio come Mesagne Sera alle due nostre ospiti della Mimosa con una rosa che ci sono state offerte. Grazie.
sono state offerte gentilmente dai Le Floreali di Maria Pia Saracino, se non vado errato, in via Catania. Ora però non mi voglio fermare qui, scusate, voi siete le nostre ospiti e io vorrei, permetteteci di fare anche un altro omaggio. E quest'altra mimosa, quest'altra rosa l'abbiamo riservato a una donna che è la responsabile di Labba Creation, no? Stefania, senza la quale Labba Creation non aprirebbe per niente, con tutto l'impegno che può dare Dario, che posso dare io o Angelo. Bene, Stefania, questa rosa è per te. Grazie per quanto fai, per il laboratorio, per tutto. Okay. Grazie. Buonasera.